Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene informati sulle attività del Consiglio regionale. Consiglio regionale che si è riunito in seduta straordinaria da remoto e che si è aperto con una comunicazione dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che ha relazionato sull'andamento della campagna vaccinale della Toscana, in particolare su quanto fatto finora e su quello che dovrà accadere nelle prossime settimane. Priorità agli over 80, agli anziani 70-79 anni e soprattutto agli estremamente vulnerabili. Mettere in sicurezza il 30% della popolazione toscana entro maggio, completando la vaccinazione degli over 80, dando priorità agli anziani di età compresa tra 70 e 79 anni e portando avanti la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. E questo è il cuore della comunicazione dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, che ha aperto la seduta straordinaria del Consiglio regionale, che ha visto gli interventi a distanza dei consiglieri. Bezzini in aula ha tracciato le linee dell'operato fin qui svolto e dato il quadro di ciò che dovrà accadere nelle prossime settimane. Io credo che il sistema sanitario toscano, il sistema istituzionale nel suo complesso, prescindendo dalla mia figura, intendiamoci bene, abbia svolto e stia svolgendo un grande lavoro. E quando parlo di sistema sanitario, sociosanitario, delle articolazioni istituzionali, parlo di donne e di uomini. Indipendentemente poi dalle sorti di ciascuno, io credo, e al di là anche delle preoccupazioni che ho espresso, credo che alla fine la Toscana ce la farà. E ce la farà perché non prevarranno le logiche di disgregazione, ma quel senso di comunità che questa regione ha sempre dimostrato nell'affrontare le grandi sfide che si è trovata di fronte. Grazie. Se non fossimo in zona rossa, la regione che ha descritto oggi Bezzini in aula sarebbe la meta ideale per andarci in vacanza, perché sicuramente non ha descritto la Toscana. Ha parlato di una regione in cui tutto viene organizzato con trasparenza e in modo pubblico. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e penso per esempio al lab vaccinale più importante della Toscana, il Mandela Forum, era tutto tranne che trasparente. Quelle liste di riserva che hanno portato alle vaccinazioni dei cosiddetti furbetti, che hanno portato la nostra regione in copertina di tantissimi giornali nazionali, erano tutte tranne che trasparenti e pubbliche. Per non parlare poi dei numeri, i numeri dati da Bezzini sono numeri che non corrispondono alla realtà. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che la Toscana è al penultimo posto per vaccinazione degli over 80, 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale, 10 punti percentuali. Tra il 26 di novembre, momento in cui i medici di famiglia erano pronti a somministrare i vaccini, e l'11 di febbraio, momento in cui finalmente abbiamo dato il via alla somministrazione dei vaccini agli over 80, sono passati 77 giorni. Ancora non abbiamo avuto una risposta da Gianni e da Bezzini su cosa sia successo in questi 77 giorni. Una cosa la sappiamo. Sono morte 2008 persone e 650 di quelle 2008 erano over 80, che forse se avessimo fatto prima l'accordo con i medici di famiglia, forse, dico forse, non sarebbero morti. Non mi pare di aver trovato mai nella giunta né nell'assessore Bezzini, che ricordo abbiamo chiamato in commissione e è venuto tutte le volte, l'abbiamo chiamato in maniera molto disponibile, ascoltando perfettamente quello che noi proponevamo, noi come l'opposizione, tutti quanti. È evidente che non è spostando 1.000 o 2.000 dosi da una categoria o l'altra che si cambia il destino delle sorti vaccinali, se quella è l'impostazione dei macronumeri dei quali noi abbiamo a disposizione. Per il resto, la macchina vaccinale, e io voglio dire, certamente ci sono stati dei difetti, l'ha detto l'assessore, certamente ci sono per esempio dei difetti di comunicazione in tutto il sistema e l'impianto dell'organizzazione vaccinale toscana, per i motivi che sono stati detti, ma questo deve anche mettere in evidenza che invece una delle scelte fondamentali che è finita sulla graticola in questi giorni, in queste settimane, quella dell'utilizzo dei medici di medicina generale, è invece una scelta che va rivendicata e va portata in fondo e usata sempre finché durerà la campagna vaccinale. L'utilizzo di quei medici, guardate, questa accelerazione non c'è stata perché c'è stato il casino sui giornali,
L'accelerazione era prevista e era nei piani della Giunta. L'accelerazione era lì perché quelle dosi erano già previste in quelle settimane ed è stata una, diciamo, una coincidenza temporale comunicativa, ma non c'entra niente la mozione che presentiamo in Consiglio su quel dato lì. Ed è stata invece l'aver organizzato in quel modo la campagna, coinvolgendo 2.500 medici di medicina generale, che ci ha permesso e ci sta permettendo di fare questo scatto in avanti sulle vaccinazioni degli over 80. Come stabilito, l'assessore Pezzini ha poi preso parte alla seduta settimanale di aggiornamento della situazione richiesta dalla Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni. L'intervento del vertice della sanità regionale ha fatto il punto sulle poche dosi di AstraZeneca che hanno costretto gli hub toscani negli ultimi giorni a somministrazione a singhiozzo, costringendo la Toscana a cambiare nuovamente la tabella di marcia. Il Consiglio straordinario si è riunito anche per votare la mozione di sfiducia proprio nei confronti dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che come prima firmataria ha avuto la capogruppo della Lega Elisa Montemagni. La mozione di sfiducia è stata bocciata. Respinta a maggioranza la mozione di sfiducia all'assessore alla sanità della giunta regionale Simone Bezzini. L'atto presentato dal gruppo della Lega con prima firmataria Elisa Montemagni ha visto i 25 voti contrari della maggioranza PD e Italia Viva e i 16 voti favorevoli di tutte le opposizioni. Il Consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini, perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Giani di quelli che sono stati i disservizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. In Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i super fragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione e soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratta e vinci. Quello che è successo oggi è il più grande atto di sfiducia che un assessore alla sanità abbia avuto in 4 mesi da quando è in carica. Diciamo anche però che se quell'assessore lì e se quel presidente della sanità pensano non soltanto alla loro poltrona ma all'interesse collettivo, dovrebbero trarre le conseguenze, perché ieri il Consiglio regionale ha detto in maniera forte e chiara che in Toscana le cose non sono andate, lo hanno detto anche le forze politiche di maggioranza. Credo che oggi assessore e presidente della Commissione Sanità dovrebbero trarne le conseguenze e scrivere la loro lettera di dimissione. Voto favorevole al non gradimento anche da parte del Movimento 5 Stelle. La sfiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata da Italia alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini, vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione.
Fiducia totale nei confronti di Vezzini invece è stata espressa dal gruppo del Partito Democratico per le modalità del suo lavoro, l'impegno e la disponibilità al confronto. L'assessore Vezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni. Sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. Sostegno anche dal capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, che chiede però di imprimere un'accelerazione sui nodi più problematici della campagna vaccinale. Io credo che sulla vaccinazione si gioca tanto del futuro di tante persone, non tanto il futuro del destino dei politici toscani, quanto il futuro del destino di tanti cittadini. E su questo ho chiesto di mettersi, di fare un passo indietro anche alla maggioranza, di fare un passo avanti all'opposizione e provare a lavorare insieme. E credo che, insomma, che l'atto del Consiglio regionale che io avevo proposto sia stato approvato, credo che sia un atto importante che veramente segna anche un cambiamento, un metodo nuovo per lavorare insieme, per fare della Toscana una regione che possa quanto prima avere uno scatto d'orgoglio sulla vaccinazione. L'ho avuto sugli over 90, lo deve avere sugli over 80, lo può avere su tutte le categorie che appunto verranno indicate dal governo nazionale. L'argomento campagna vaccinale è stata bocciata, la commissione di inchiesta fortemente voluta da Fratelli d'Italia e invece è stata approvata la commissione speciale. Avrà la durata di 3 mesi e sarà rinnovabile una sola volta e la commissione speciale per il sostegno, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione dalle infezioni di SARS-CoV-2. La proposta di delibera presentata dal capogruppo della Lega Elisa Montemagni è stata approvata dal Consiglio regionale con il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia. Siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta. Cosa che in questi mesi non c'è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Quindi noi vogliamo che questa Commissione si renda partecipe del processo della vaccinazione perché vogliamo arrivare a compimento della campagna vaccinale mettendo in primis dei paletti chiari che sono quelli della vaccinazione dei nostri anziani e delle persone estremamente fragili. E poi anche andare a capire quello che non ha funzionato e cercare di migliorarlo perché vogliamo dare risposte a tutti quei cittadini che giornalmente ci chiamano e ci chiedono aiuto. Non abbiamo chiesto che rotolassero teste, non abbiamo voluto fare processi di piazza, ma riteniamo che sui punti che ho appena elencato ci debba essere la massima chiarezza e la massima trasparenza, nell'interesse di tutti, di maggioranza e di opposizione, nel rispetto delle funzioni di ognuno di noi che esercita all'interno del proprio ruolo in Consiglio regionale. La commissione d'inchiesta era lo strumento più opportuno e, in questo caso, necessario per fare questa operazione di trasparenza e chiarezza. Ci dispiace che l'effetto Draghi sia arrivato anche in Consiglio regionale e che soltanto Fratelli d'Italia si sia battuta per avere quel tipo di strumento. Nel corso del voto sono stati approvati anche alcuni emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle, da Italia Viva e dal Partito Democratico. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte, quelle di poter dare poteri speciali a questa commissione anche in termini di indagine, possibilità di andare ad approfondire, supportare, dare sostegno e migliorare l'attività della vaccinazione, un supporto che arriva con maggioranze e opposizioni che si ritrovano unite fondamentalmente in un atto largamente condiviso, non da tutti, Fratelli d'Italia ha scelto
scelto di non dare questo contributo, però ho visto la Lega, Fratelli di Forza Italia, ovviamente Italia Viva, Partito Democratico e 5 Stelle darsi una mano. Cioè non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. Alla Commissione sono attribuite una serie di funzioni. La prima è quella di attività di supporto e controllo circa le decisioni della Giunta. La seconda funzione individuata è quella di supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti per fornire proposte, documentazioni ed approfondimento alle stesse sulle tematiche e gli atti che vertono sugli argomenti inerenti all'attuazione del piano vaccinale. Infine, la proposta di delibera che prevede, con cadenza mensile, la Commissione presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato e le criticità della campagna in Toscana e che al termine dei propri lavori presenti all'Aula una relazione conclusiva sulle attività svolte. Terminano qui gli aggiornamenti dal Consiglio regionale. L'appuntamento con Toscana Parlamento torna la prossima settimana.